Buongiorno Dylan. Eccoci Buongiorno, ben ritrovati. qua. Oggi parliamo dei pronostici sulle nazionali, ma particolarmente sulle tre finaline che ci sono questa sera. Vediamo chi andrà all'Europeo insieme alla Bellissime. nostra nazionale. Sì, bellissime, bellissime. Bellissime. Oggi, come vedete dallo schermo, ci aiutiamo con My Mind Web, molto utile e veloce. Già dai tre pronostici, uno addirittura con 3 stelle. Vediamo, scopriamo insieme che cosa ci dice. Una alle 18 e due alle 20:45. Yes. Sei carico di scoprire cosa ci dice My Mind. Allora, qualcosina lo posso ipotizzare, anche se le nazionali non mi piacciono tanto, e penso più sull'Ucraina e Islanda. Sugli altri due, non saprei, perché comunque sono tostine. Ottimo, ottimo. Dai, Vediamo, scopriamoli vediamo. insieme. Allora, vediamo un po' se aprendo. Ok, Yes. si vede, bellissimo. Allora, Adesso vediamo riesco ad qua. ingrandirlo io, che lo vedo piccolissimo. Ok. Sì, a tutto schermo si vedrà bene. Sì, sì, Allora, sì. come vedi, la Georgia qui in casa 3 su 5, quindi comunque già ti dà un riferimento che è forte in casa. Tra l'altro, se guardiamo anche i primi tempi, come vedi, ci sono anche qui 3 vittorie su 5 nel primo tempo. E Sì. la Grecia ne ha perse 2. Quindi comunque già una tendenza io la sto vedendo, per Sì, chi tra mi sa l'altro c'è leggere anche da subito il dire volo. che le tre che ha vinto la Georgia le ha portate anche a termine, perché fa vedere che nel secondo tempo ne ha perse due, quindi su cinque, vuol dire che quelle che è andata in vantaggio nel primo le ha anche portate a termine fino a partita. Pochi pareggini, devo dire. Sì. E qua C'è da anche dire non che nella spoileriamo il livello Georgia. di gol, però. Diciamo anche che nella Georgia oggi rientra Kvaratskhelia dalla squalifica, eh? Quindi è bello Esatto, fresco. E poi sta qualificazione manca esatto, dal 2004 loro. La cosa che stavo vedendo, infatti, che dicevamo anche con Daniele l'altro giorno, però devo ammettere che non ci ho guardato, tu hai controllato se giocano effettivamente in casa, se hanno campi neutri? Che questa cosa non me la ricordo. esatto. No, in casa giocano. Allora. Sì, il fattore casa incide. Eh sì, secondo me sì, No, perché comunque in questo infatti caso è questi dati se no sentita. non erano attendibili. È sentita questa perché, ripeto, rientra Kvaratskhelia in più è dal famoso 2004 che non si qualificano questi. Chiaro che la Eh sì. Grecia è tornata indietro. Adesso ci sono degli indisponibili, ma non mi sembra. No, no, ma Grossissimi. dalla formazione mi sembrano tutti in campo. Andiamo ad analizzare un attimino adesso un po' come si comportano col numero dei gol ai minuti. Io qua vedo già Eh una sì, grossa concentrazione lì. concentrazione di gol qua. Guarda che bella qua. Dal 30° ci andiamo a sparare un bell'over 0,5, cioè over 0,5, oddio, io perché ipotizzo 0-0, ma in realtà Sì, perché alla un over fine, successivo. sì, perché alla fine se guardi nei primi 15 e tra l'altro possiamo tradurlo anche nella partita di oggi, perché comunque è tesa, voglio dire, non sono squadre che vanno all'arrembaggio, è sentito soprattutto per la Georgia, è la Georgia quella che segna, quindi considerando che all'inizio è vero, potrà anche partire carica, ma dovrà gestire perché andare sotto di un gol non è facile, inizia a ridurre gli animi in campo, ci Perché può ricordiamo stare che è che partita secca, all'inizio. eh? Eh sì, questa sera partita secca. Tra l'altro le prime due non è che fossero così tanto allenanti. La Grecia mi pare che ha vinto 5-0 con il Kazakistan o del genere, e la Georgia 2-0 e senza Kvaratskhelia. Però Esatto, sì, i dati esatto. sono molto belli. Ma poi guarda anche il 45-60, cioè lì veramente è il momento di loro maggior produzione. Cioè Sì, 9 gol in primi 30 minuti, tantissimo. Diciamo che qui ci sarà la concentrazione, quindi Sì. il consiglio è entrare a questo punto sull'over finale, non sull'over primo tempo, perché probabilmente se non scoppia qui, scoppia qui. Sì, Quindi il infatti può scoppiare appena dopo. No, mio è chiaro che è consiglio una è. partita che qualche gol lo vede nonostante tutto, perché comunque il pareggio non serve a niente, serve a nessuno. Esatto. Il mio consiglio è quello di andare su almeno 3 gol di distacco, quindi se fosse 0-0
entrare sull'over 2,5 perché al gol la quota veramente va giù e la marginalità è alta. Sì, Quindi diciamo di controllare magari prendiamo il il primo primo 2,5. consiglio. Primo due e Sì, il mezzo primo. e sicuramente di guardare anche l'uno e mezzo perché se vi sembra che è una bella quota. È chiaro che se entrate il trentesimo dovete insomma gestire bene il budget perché un eventuale 0-0 vi farebbe trovare insomma in una loss in percentuale un po' più alta perché negli ultimi 15 comunque tendenzialmente l'over va molto Certo. di più a salire, quindi per questo il 2,5 è meglio perché avrà già una quota bella alta. Però Sì, sai e che andare sui segni c'è cioè, difficilissimo qui perché la partita è secca seguono nazionale. anche molti dell'Academy, quindi loro sanno benissimo come fare in caso di 0-0 primo tempo. E lì sì, per quello l'ho detto, sì. No, ma non solo 0-0 primo tempo, ma proprio anche come dar valore un po' alle quote, E alle cose diciamo che che se fanno. non segnano in questi 15 minuti, però io sono molto fiducioso perché la Grecia qui comunque ne ha subiti due, quindi Sì, sì, sì. tende a subire. Comunque, cioè, mostra che a livello di concentrazione la Grecia è così così, perché in ogni 15, se ci fai caso, hanno almeno un Sì, gol. A parte eh. 60-75, comunque un gol lo subiscono sempre. Ma Sì. vabbè, è chiaro che Io non sono qua, tu. professionale, Tu prima qua ipotizzavi che non andiamo sul segno. Io in realtà ipotizzo comunque un banca Grecia. Non ho ancora visto le quote, però ipotizzo un banca Io le Grecia avevo perché non. guardate prima di, ed è una cosa che sì, se la utilizzi così mi va bene, perché presumo che comunque la Grecia abbia la quota più invitante. Addirittura qua i bookmaker lo danno come favorita. Infatti, Cioè, qui vedi? Eh è una sì, perché banca. comunque No, la Georgia è dal 2004 che non si qualifica. È che secondo me ma adesso c'è qui è una così bancata di valore. basket. Qui è una banca. Sì, a 2,30 lo prendi sempre. Mancata di valore. Poi guarda qui, Tra la l'altro Luga. l'1,5 o 1,53, cioè, ma che roba è? Che Ma quote mette? qua. Cioè, e il Se va. 2,70, cioè praticamente al trentesimo quella quota lì è a 5, a 6. Esatto. Qui se va come abbiamo appena detto, veramente il margine di È guadagno è bella. altissimo. Cioè, Le il nazionali non mi famoso piacciono. ROI che tutti si gonfiano la bocca, come si dice? Sì. A pieni polmoni, a pieni Quanto ROI? polmoni. Sì, quanto ROI Sì. fai? E in questo caso parecchio perché comunque l'over parte altissimo, ma infatti le quote My Mind cioè dicono 1,11 l'over 1,5. Perché è vero, allora va anche interpretato, è vero che è una partita sentita, però comunque il gol lo devi fare perché se no non vai avanti. Cioè, i rigori non credo che siano un obiettivo per nessuna delle due squadre. L'unica Esatto, cosa, ecco, esatto. da guardare un po' quei no gol lì che l'avevo visto anche prima sopra, però dipende perché. Segnasse eventualmente la Georgia, appunto, hai quel dato in più del no goal che ti aiuta. Esatto. In questo caso non lo, cioè non la considererei comunque da no goal nell'eventualità in cui segnasse la Grecia, perché la Georgia ha oltre a quei minuti lì la voglia, la forza, lo stadio che l'aiuterà per tutti i 90 minuti, quindi sono dati che poi ci sono perché ti devono far ragionare, ma poi vanno anche un po' contestualizzati. Eccolo Infatti qua lì, MyMind Mind. cosa ti dice? Il punta 1 quota di valore. E che quota di Vedi, valore? Perché se il sì. buco te lo dà 3,50, MyMind ti dice che dovrebbe essere 1,67. Se non è valore questo. Ma sì, Quindi perché qua partita, da per 0 a 0 abbreviare via un po' la così. cosa, sì, per non stare troppo su questa partita, qui alla fine secondo me e secondo MyMind è un banca 2 over 2,5. Quindi Guarda va. lì, tra l'altro, il famoso over 0,5 primo tempo che ce lo dà a livello di betting. Male, male. abbiamo detto, sì. Sì, è chiaro che rating è 2-1 perché comunque ci sono tutte le possibilità di inciampare che abbiamo detto, però per chi è dentro Certo, perché l'Academy comunque. comunque si sa come gestire la cosa. Diciamo che nonostante sia una Certo, partita da nazionale ci si può lavorare bene sopra, secondo me. certo. Poi Bella, bella cosa. per chi ama i marcatori abbiamo questo che è anche rigorista e poi il famoso Caraschiglia che Kvara, secondo me, se la sai, è tendenza è uno. quella. Ma sì, ma anche perché comunque è abbastanza in ripresa col Napoli. Adesso puoi rientrare dalla squalifica e diventare ancora più leader della tua nazionale. Oggi ci si aspetta che non stecchi, ecco. Se vuol Eh sì. dimostrare qualcosa, perché sennò da diventare Kvara Maradona è diventato Kvara Bidonone.
Esatto. Dai, passiamo alla prossima, che di qua abbiamo già parlato. Quindi andiamo su Yes. Galles-Polonia. Sì, alla fine sono tutte e due le Allora, 20:45, quindi. sì, l'unica è quella alle 18. Allora, io qua la guardiamo insieme, quindi anche qui vediamo un 3-2-0 contro un 1-0-4, quindi qua già la Non mi tendenza. meraviglio, perché la Polonia, nonostante abbia dei buoni giocatori, cazzarola, negli ultimi tempi, cioè, non porta mai a casa niente. È già strano vederla Eh sì. qui. Eh sì, primo tempo uguale, anche qua ne ha persi 3 a differenza della Grecia che ne ha 2, Mamma qua mia. invece 3. Ah, per forza, le E ultime quattro le ha perse. E oltretutto Ocho con secondo quanti gol? me. Eh? E oltretutto Ocho con quanti gol? Cioè 3 su 5 addirittura da over 3 e mezzo e 3 gol e 3 over 2 e mezzo, cioè. Qui non c'è una grossa fascia dove c'è una concentrazione, a parte questa, ma è un po' forzatina, secondo No, me. sì, è forzata. C'è da dire che hanno fatto comunque E degli 8 gol che hanno fatto totali, 6 li hanno fatti dal 31 al 60, eh? Quindi potrebbe sì, essere un qui indicatore, vedi, però è qua, meno infatti, forte di vedi, prima. qua non è proprio over come quell'altra, non è No, neanche under, qui è un po' incerta, quindi sul ma anche numero le fico a quote sono dirtela. un po' così, eh? Cioè, guarda già le quote di MyMoney, ti mettono i 43, 5 e 10, perché va forte su quelle 4 sconfitte della Polonia su 5. I book Sì, invece la infatti vedono addirittura qua, più alta della Georgia. qui infatti vedi c'è entrambi segnano al 60% qui di differenza di Ma quell'altra perché per un comunque no come goal. partita, come partita, ma sì, per forza la Polonia, cioè, le ha perse, ma nonostante tutto comunque avrà segnato, perché per avere tutte quelle partite lì da gol e gli over 3,5, qualche gol l'avrà fatto. Certo. Quindi qui a differenza dell'altro diciamo che si può andare sul banca Polonia perché e sul punto, anche qua MyMind dà appunto una quota di valore sempre Certo, per però questo discorso qui. sì. Sì, più per il valore della quota, secondo me, perché più che per l'effettività della cosa, perché comunque anche il Galles non è che sì, Sì, è parliamo di veramente due squadre, a una parte che partita anche proprio quelle di anche questa prima. che sì, che non sai su chi sparare. No, sai, però magari il Galles prima aveva Bale, boh. Adesso la Polonia, se tu ci pensi, c'è cioè, con davanti Lewandowski, c'è cioè, comunque un po' di squadra, quando ce l'hanno, però zero, Boh, io cioè qua me la non immagino un hanno. po' chiusa sta partita, me la Sì. immagino anche quasi 0-0, però. Ma perché veramente sono inguardabili, cioè nel Sì. Anche senso. Comunque perché vedi anche Milik, la Lewandowski, concentrazione cioè lì, cioè non la ti dice le punte nulla. ce le hai, eh? Milik, Lewandowski, adesso voglio vedere se hanno escluso qualcuno di Cioè, ma guarda particolare. anche i tiri in porta, no? Perdonami, guarda i tiri in porta. 4 e subiti 0,6, 2 e subiti 2, cioè in una partita, cioè a questa media, cioè sono veramente Ma posso squadre dire. dove qua il numero, dove ci sono i numeri totali così bassi di Ma sì, ma poi totali. pensa nonostante tutto a quanti gol ci sono sopra. Cioè, veramente non sanno da che parte sono girati. Prendono un tiro e prendono un gol. No, ma di solito i tiri sono tiri, tipo, vanno anche su 80, 90, un po' di più. Cioè, loro comunque vedi, hanno anche. No, Zielinski c'è, come? Zielinski, Zaleski, cioè Lewandowski, Milik. Poi altri che sicuramente saranno forti in altri campionati che io non conosco, chiaramente parlo di quelli hanno Szczęsny in porta, cioè non hanno me, eppure non lì mancherà qualcosa nello spogliatoio, non lo so, un'unità di intenti. Poi Qua fanno secondo me si potrebbe. 5-1 con la Polonia, capito? Cioè senza un senso logico, però Sì. con l'Estonia, scusami. La Polonia fa 5-1 con l'Estonia, vabbè. Qua magari senza stare sul trading e andare sul betting si potrebbe giocare tiri in porta a favore della squadra di casa perché come vediamo è una media di fai 5 punto qualcosa se vai a prendere quelli fatti del È Galles che e quelli zio subiti della Polonia. è A un differenza di corner questi che siamo su invece. vedi 3-1. I corner, no, i corner siamo quasi paritetici, se vai a vedere qua. Sì. Magari quello ha una quota un po' più carina in una partita chiusa dove magari non tireranno tanto, ma ci Perché come proveranno vedi, guarda qui, come vedi, guarda, 8-9 corner. i tiri totali sono Szczęsny, paritetici. sì, Solo è che una poi dopo partita. non sono in porta. Quelli della Polonia non vanno in porta, vedi? È la metà. E sempre dico, hanno Milik e Lewandowski davanti. Ma secondo me
non tirano loro e fanno attaccante boa, non lo so, questo ci vorrebbe Daniele a dircelo. Non lo so, non lo so, questa è la non più lo so, brutta non per lo so. me. Ma la più brutta per il semplice fatto che prima o poi si spera che la Polonia, con la gente che è in campo, faccia qualcosa di diverso, ma non sai mai quando arriva. Cioè, questo momento qua. Io ho proprio una partita, ma infatti tra le due, dato che sono in contemporanea, io sì. Sicuramente, e lo dice anche My Mind, sarei andato sull'altro. Poi, se uno se le vuol vedere, magari vediamo l'altro, live, non spoilerarla. In base, no, in base a quello che ci siamo detti, io la, però ecco, magari questa la tratterei ancora più da live rispetto all'altro. Ma io qua mi sento di dire un banca Polonia per il trading e una bettata a favore del Galles come tiro in porta. Li vedo di più rispetto alla Polonia. Così chiudiamo anche questa partita. Ci sta. Io rimango un po' più scettico, ma perché non amo particolarmente le nazionali e perché è una partita secca. Io non so, per dire ai tifosi del Galles, se possono effettivamente essere una spinta in più o meno. Ne sono consapevole per quelli della Georgia, perché comunque quando ti manca un qualcosa da così tanto e ci sei a mezzo passettino, certo, il dodicesimo uomo lo fa in campo. Galles non lo so. Certo. Adesso andiamo sui tre stelle di Mai Mai. Immaginavo. Posso già immaginare, vediamo. Guarda, vedendo solo la prima linea, solo la prima linea ho già capito. Ma a parte che sì, la gente già vedendo, già solo per quelle abbiamo visto la differenza con le partite di prima, dovrebbe già capire. Io vedo qua una partita molto brutta però, eh. Figa sei. Guarda qua, guarda qua. Bruttissima, non brutta. Cioè, vediamo, allora, in questa voglio andare a spoilerare subito che cosa dice, perché ok, vai. Vediamo. Perché tanto io ne ho dubbi. Questo è difficile, guarda cosa si è inventato, banca 1 copertura under. Io avrei detto under, sai? Cioè comunque a 3 sì, stelle a quello avrei era scontato solo l'under. Ma perché quello dai, era scontato. Cioè, addirittura il banca 1, quindi beh, però scusami, quota 1,45 Ucraina contro l'Islanda. Sì. Esatto, perché qua My Mind la dà a 2,50, considerando che è un under, e per forza, considerando che è un under anche con un bello 0-0 a fine primo tempo sei in un bel profitto, perché lì salirà almeno 1,70-1,80 per quando è così schiacciata. Esatto, quindi lui ti dice, ma guarda lì, no gol, l'Ucraina 78% no gol, infatti io pensavo l'under, perché ho detto secondo me, cioè guarda anche i tiri. Palesemente parlavamo prima, no? Che l'abbiamo appena sì, fatto. Sì, no, beh, dov'è? Aspetta. 20 tiri sopra. Se vuoi quelli totali sono sopra, 58 e 27. Cioè, prima eravamo a 80. Cioè, 4 volte tanto, voglio dire. Certo, le subiscono. E guarda l'Ucraina, che bello, 11 e 6. Vabbè, ci stanno. Con questi dati non mi stupisco che i book lo mettano così bassa, la quota. Però secondo me è comunque una partitaccia. Massa, guarda qui che bel dato invece. Per chi ama, ovviamente per il betting, perché però sai che secondo me aveva più valore prima lead. No, è vero, però aveva più valore prima perché i dati erano un po' più ma guarda qua, non andavano solo da un lato, ma questi sono i subiti, capito? Però se li metti a paragone con quelli che fa l'Ucraina, che sono 5, la media siamo lì. Prima invece erano tipo 6 da un lato e 6 dall'altro, quindi potevi magari dire... la media sono lì un 4. Paio di palle, Guarda qua, 5 e 10, sono 15, diviso 2 sono 7 e mezzo, se non vogliamo guardare prima... decimali. Qua è 2 e 4, sono 6, diviso 2 sono 3, cioè siamo a 7 sì, e mezzo. No, però 3. Sai che... Sì, no, questo, su questo sono d'accordo, è solo che dico che vai sempre da un lato. Quindi se noi diciamo che magari l'Ucraina effettivamente non è così tanto favorita e ti aspetti che sia lei, cioè per questo per ragionamento io, e ti aspetti quindi che sia lei a produrre i corner, se non riesce a fare la partita è un po' così. Mentre invece in Polonia prima è più combattuta, quindi dico, se dovessi magari scegliere, a parte che devo anche vedere le quote per dargli un valore, però dico magari vado sull'altra che essendo più combattuta posso aspettarmi che i corner li facciano entrambi. Però questo poi... si può leggere in due modi, questa sì, cosa quello qua mio corner. Dicevo o un'altra cosa è una spoilerata che possiamo anche dare agli amici che non fanno l'Academy. Okay. Uno è che My Mind dà come sfavorita l'Ucraina e la banca, ma in realtà perché probabilmente con tutte le occasioni che ha non la mette dentro e quindi la quota è bassa. Due, utilizza, perché se poi vedi corner, due, certo. Si può utilizzare il corner
come copertura. Gli hai proprio dato Questa è bella, eh. figa, gli hai Cioè, dato il vai a blast. bancare l'Ucraina, però ti vai a giocare i corner a favore dell'Ucraina, che poi per Figa, assurdo possono succedere tutte e due. certo, gli hai dato proprio un plus clamoroso. Non è che Vabbè, se c'è il dai, mio corner vinci la partita. no, 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 certo. No, no, gli avevo mezzo spoilerato io la Cioè, ma cosa. guarda No, ma infatti, la potenza di MyMind. secondo me la MyMind ha una potenza che però, come dico sempre, va interpretata, perché la gente che vuol fare nudo e crudo, copia e incolla, e poi ci viene a dire che il software non funziona, non ha capito l'utilizzo. Non Vabbè, quelli so, sono i pochi spero. che... Sì, no, però spero che vadano più a fondo, perché vedi che già io e te abbiamo dato già due o tre analisi con uno stesso dato, quindi non è possibile far solo copia e incolla, cioè c'è proprio da capire cosa c'è dietro. È normale, se tu vedi 10 corner subiti dall'Islanda e vedi invece il pronostico del Bank Ucraina, ti fai due domande e riesci a No, ma interpretare. tra Io adesso l'altro, non come so quant'è la media, eh? quota, adesso Sì, io non come so, la media, media. esatto, è la media, esatto. Cioè, Io non come so, media, cazzo. 10 corner su 10 su 5 partite. Ma secondo te? Cioè, boh. È veramente che non lo so. Quindi Non lo so, ci guardo la adesso barra che ho scritto. non so effettivamente poi quanto. Adesso io magari Ma facciamo una roba così, visto che sfizio, l'abbiamo dato in intanto che tutte. andiamo sul Ecco. prossimo. No, tutte e tre l'abbiamo date. Ah, sì, Quindi vero, vero, questo vero. Adesso vado a io vedere adesso come sono messo. vorrei andare a vedere se trovo la quota, intanto che intratteniamo qui la quota, se c'è Io Ucraina Islanda dell'Ucraina vado a vedere, dei calci Islanda. d'angolo. Sì, Ok, quella dimmi la volevo linea che vuoi andare vedere. Ok, dimmi la linea che vuoi vedere. a vedere. No, la favore Perché te la dico già. Ah, del un X2 a ok, favore io ho più. dell'Ucraina. Quindi dei corner, dici? Allora, qua ho gli La aggiuntivi, quota ok. dell'Unix 2, cioè fine partita ha fatto più corner l'Ucraina. 1,30. Che è 1,030, però c'è l'handicap, Però se... secondo me, che è bello. No, C'è però se l'handicap. ci sta dentro, se ci sta dentro, perché tu Sì, vai a certo. bancare, un 1,45 vai a Ce ne bancare. sono tre di belline. Ci sono questa qua, quella vabbè dell'handicap, però ne mette tre, quindi vuol dire che ne deve fare un po' in più. Ed è a 2,20, ma poi secondo me c'è quella totale partita, come ti dicevo, che magari attacca anche un po'. 9 è dato a 1,72 e 10 a 2,20. Le medie prima le abbiamo dette. I 10 è solo la media dei subiti. Quindi E sono la 7 e lascio lì mezzo con più 3 fanno 1,30, 10. anche un 7 a 1,40, perché bisogna anche dar valore alle quote, non solo prenderle quotasse perché sembrano alte, ci fanno fare tanto. Non fate più ragionamenti. E questo perché ho guardato Bet365, poi chiaramente ci saranno altri Ho book che però. trovato la quotona, e quello dico, quello nego, e con questa chiudiamo poi questa Vai. Vai, trasmissione. che lo dico e qui lo nego. Over 6 e mezzo, corner, squadra di casa, quando la media lì era 7 e mezzo, udite udite, a 2,32. E con Ustia. questa è bellissima. Sì, che alla fine è più o meno vicino a quella dell'handicap, perché se tu dici che ne fa 7, meno 3 vuol dire che l'Islanda ne ha fatti almeno 4, sei già a 11 di somma. Pura follia, bellissimo. Ah, eh sì. Io invece ho il 5,5 qua, 5,5 a 1,80. Mamma mia, che belle. Sì, sono belle. L'under Dai. più la giocata sui calci d'angolo. Boh, più di così, con le Con nazionali tre che mi fanno. partite abbiamo praticamente fatto esplodere il portafoglio dei nostri Vediamo, dai, follower. vediamo stasera. Non so se riuscirò a guardarle, però guarderemo comunque i risultati. Va bene, va bene. Dovremmo poi Buona, anche fare il grazie Dino. resoconto dell'ultima, che ci eravamo dati battaglia, sai che non mi ricordo. Dovremmo darci a Poi rivedere i alla prossima, risultati. quando torna la Serie A, ci Ci daremo informiamo prima, battaglia sulla studia, Champions. Anzi, no, studiamo. aspettiamo la Champions. Aspettiamo la Champions e lì faremo il resoconto dell'ultima live. Va bene. Va bene, Besos. grazie Dino, Besos. grazie a tutti. Todo, grazie a te come sempre. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Hai sempre la like.